Medicina, salute, benessere. Conduce Liana Radici. In questo martedì 5 marzo 2013 siamo qui con un orario diverso, ma come ogni giorno a parlare di medicina, salute e benessere. E io darei subito il benvenuto alla dottoressa Antonella Savarese, oncologa dell'Istituto Regina Elena di Roma. Dottoressa, buongiorno. Grazie del benvenuto, buongiorno a voi tutti. Allora, dottoressa, solo tra 3 giorni, ovvero precisamente l'8 marzo, siamo arrivati. Non a caso la scelta della data. Si parlerà, appunto, è la terza edizione questa del 2013, questa è la terza edizione, sì, dell'immagine ritrovata. Stiamo parlando appunto di ospitare quindi questa terza edizione presso il vostro istituto tumori di Regina Elena, che è dedicato proprio alle pazienti oncologiche. Nasce dalla volontà di dare su alcuni aspetti che sono poi quotidiani, quindi che incidono quotidianamente sulla vita, delle informazioni un po' più corrette di quelle che spesso si hanno, perché al medico non si chiedono, perché c'è un tam-tam metropolitano che passa spesso in maniera molto molto scorretta e mistificata alcuni fenomeni che si accompagnano poi all'esperienza di tumori. Quest'anno in particolare vogliamo rispondere a qualche quesito che spesso le giovani donne che hanno un'esperienza di tumore in atto, che sono guarite, ma insomma si ritrovano a contrastare poi degli effetti collaterali magari a lungo termine. Così, qualche istruzione per l'uso, che poi è il nostro, certo, sottotitolo. Anche perché, come ha già detto lei, parliamo anche di giovani donne, perché purtroppo la malattia oncologica non riguarda solamente la terza età, ma anzi, passa il tempo e colpisce sempre più. Che la nostra età media, soprattutto per alcuni tumori come quello della mammella, dell'ovaio, poi abbiamo i tumori femminili stanno arrivando a delle età un po' precoci. E allora, e durante questo incontro si parlerà di tantissimi argomenti, che è proprio su come affrontare il post terapie, perché spesso le terapie per la cura dei tumori lasciano dei segni. Sì, lasciano dei segni evidenti, nel senso che magari ci sono delle braccia un po' più grosse per via di interventi chirurgici, o può capitare una gamba, e allora spesso le persone vorrebbero rivolgersi a chi può aiutare con un linfodrenaggio, con un massaggio, e si sente dire: ah, non si può, perché? Non lo sanno neanche loro, però meglio di no. E tutto questo invece non è vero, almeno per insomma la maggior parte dei casi. Quindi noi spieghiamo un pochino se è vero, cosa rispondere in caso capitasse questo. Ma poi ci sono anche i disturbi della menopausa, spesso indotta in età ancora giovane, dai trattamenti. Non è vero che uno la deve sopportare passivamente, ci possono esistono delle cure, quindi delle medicine che aiutano a non avere i disturbi classici o a rimandarli fino a un'età in cui poi la menopausa diventerebbe poi una cosa naturale. Parleremo anche di sessualità, perché spesso si creano dei problemi sia fisici che psicologici. Penso a una donna che magari ha un seno diverso dall'altro, e quindi come aiutarsi, chi sono le persone che ti aiutano a superare questo momento. Certo. Io so che voi parlerete anche del trattamento chirurgico conservativo dei tumori ginecologici. Quando è possibile effettuare un trattamento conservativo? È bene essere prudenti e dire che è possibile in casi molto selezionati, però è pur vero che se c'è una malattia limitata di cui si ha la ragionevole certezza, evidenza, che non abbia superato l'organo ed è un'età molto giovanile, si cerca di preservarlo, anche perché poi con una buona copertura e protezione ormonale anche fare una chemioterapia dopo non dovrebbe compromettere la possibilità di avere delle gravidanze. Della gravidanza, perché anche di questo si parlerà. È possibile oggi affrontare una gravidanza dopo una terapia oncologica? Questo è un argomento molto molto clou, molto attuale, e devo dire si parlerà sia di come preservare le ovaie dall'insulto dei trattamenti in modo tale che si possa affrontare una gravidanza successivamente,
sia di alcune tecniche come la conservazione per esempio dell'ovulo, che poi possono venire reimpiantati in un secondo tempo. Adesso sembra quasi fantascienza, devo dire che è una procedura ancora fatta da pochissimi centri selezionati. Però è in atto, presso il vostro istituto è già in atto la conservazione. Il nostro istituto ha cominciato a fare la banca e quindi a mettere tutte le procedure attuali perché si possa fare questo tipo di intervento. Dopo quanti anni, ad esempio, è possibile affrontare una gravidanza con un uovo conservato, precedentemente quindi conservato? Dunque, a questa domanda non so rispondere con esattezza, però poi è chiaro da caso in caso. L'ovulo credo che si possa conservare per un tempo limitato di anni, quindi credo non oltre i 7-10, quello che importa è soprattutto che si dovrebbe fare quando la malattia, si ha la certezza ragionevole, diciamo una ragionevole evidenza clinica che la malattia sia stata debellata evidentemente. Certo. Per cui noi normalmente non facciamo mai intraprendere una gravidanza, ma per prudenza, non perché qualcuno lo sappia con certezza, prima dei 3 anni dalla fine del trattamento. Ecco, tratterete anche l'argomento, io lo chiedo a lei perché noi non sappiamo di che cosa si tratta, che cosa sono le terapie anti-angiogenetiche? Oh, le terapie anti-angiogenetiche sono le terapie furbe, le smart therapy, quelle che tutti quanti adesso in qualche modo, di cui sentono parlare molti e che molti richiedono, sono queste terapie con delle piccole molecole che non sono delle vere e proprie chemioterapie, sono fatte da prodotti il più delle volte di natura, sono anticorpi di natura immunologica che riconoscono la cellula attraverso dei bersagli particolari, hanno degli effetti completamente diversi da quelli della normale chemioterapia che uccide le cellule, queste in qualche modo ne modificano l'ambiente, non la fanno proliferare e quindi poi alla fine la riducono a morte, ma anche diversi come effetti collaterali, quindi vanno conosciuti, questi si aggiungono alla normale chemioterapia, al momento non la sostituiscono, ma hanno migliorato notevolmente la possibilità di uscire dalla malattia sia nel tumore della mammella che del colon, dell'ovaio, quindi insomma sono dei farmaci già in uso e molto molto promettenti per ampliare le possibilità di utilizzo futuro. Ecco, e si risponderà anche alla domanda se è vero che la chemioterapia induce dei disturbi di attenzione e di memoria. Sì, perché questa è una domanda che è molto frequente. Le persone effettivamente durante una chemioterapia e anche un pochino dopo vivono dei momenti molto difficili e quindi si presume che se non riescano a leggere un libro o a ricordare un indirizzo a memoria è anche un po' su base ansiosa e tutti questo ovviamente lo possiamo intuire, però è pur vero che in certe situazioni c'è proprio una tossicità in quel senso del farmaco e quindi se sappiamo riconoscere tra le due componenti possiamo aiutare queste pazienti a proteggersi in qualche modo con delle medicine, con degli integratori e comunque a combattere, a contrastare questa cosa, che la sensazione di diventare oddio, ma mi sento un po' istupidita. Certo. Sì, delle volte effettivamente hanno davvero una reale difficoltà di concentrarsi. Ma anche forse perché è passato da tanto tempo in cui si sono concentrate esclusivamente sulla malattia, hanno concentrato la loro forza di volontà ad uscirne fuori. Hanno fatto veramente, questo è una notazione assolutamente corretta, infatti è molto complicato stabilire perché una paziente poi alla fine si sente un po' confusa o non perfettamente al 100% della sua lucidità. Perché viene annullato durante la malattia, si annulla tutto il contorno si annulla e ci si concentra appunto. Questo è quello che purtroppo le pazienti non dicono, per cui nel loro interno può essere che capiti questo, apparentemente spesso sono coraggiosissime, vanno come automi, prendono i figli a scuola, vanno al lavoro, ma certamente dentro non sempre si percepisce la grande fatica che fanno all'autocontrollo e quindi ai pensieri più profondi, che sono appunto spesso poi così lavorano così tanto che magari anche la loro lucidità di pensiero su base ansiosa in qualche modo rimane sicuramente un po' scottata, ma questo è anche poi uno dei motivi per cui abbiamo inserito un Comovi, se ne parleremo, è una esperienza
dell'oncologia italiana, che ha pensato di utilizzare proprio emotivamente la visione di alcuni film in cui si parla di insomma di storie oncologiche, ma non necessariamente film sul paziente oncologico, che possano in qualche modo invogliare le persone a tirarla fuori questa storia, a parlarne con il medico. Ma così come avete pensato anche a far parlare di trucco, di trucco e parrucco, vogliamo dire, perché è importante anche l'aspetto estetico, che può ridare una maggiore fiducia. Assolutamente, ma non solo a parlare, anche per gli effetti estetici delle cicatrici, ma proprio a fare, quindi noi invitiamo anche a prendere questo spunto, cioè le persone possono venire e imparare come migliorare il proprio aspetto quando c'è il pallore, quando c'è e anche il camouflage, cioè come sistemarsi i colori sul viso, o anche non necessariamente una parrucca, ecco. Beh, la trovo assolutamente è importante. Molto molto importante. Ecco, come vivono le donne la perdita dei capelli, ad esempio? Le donne la vivono male. La vivono male perché questo in qualche modo evidentemente ha un aspetto di scarsa, minore riconoscimento di se stesse, e anche perché invece paradossalmente sono più facilmente riconoscibili dagli altri. Però devo dire che in questi 20 anni di lavoro mi sto rendendo conto che la testa delle donne sta cambiando. Allora, è vero che la vivono male perché è una sofferenza per se stessi vedersi con un altro viso, ma sempre di più l'accettano come il male minore in questa situazione. Anche perché grazie a Dio sta forse migliorando. Ma anche perché poi ricrescono, diciamolo. I capelli ricrescono, più folti di prima, molto spesso mossi, e diciamolo, se avevate degli spaghetti probabilmente vi troverete una testa un po' più ricciuta. E però è certo le donne, diciamo, hanno forse meno paura di dire ok, sto vivendo questa esperienza, quindi poi mi ricresceranno, per l'appunto, quindi sempre è uno shock per loro, ma certamente meno di quello che poteva essere svariato tempo assolutamente fa. Allora, quindi tantissimi, ma veramente tantissimi gli argomenti che andrete a trattare, lo ricordiamo, venerdì 8 marzo, ma quindi possiamo anche invitare le radioascoltatrici. Noi assolutamente sì, tutte le persone che hanno vissuto un'esperienza oncologica o che la stanno vivendo e che pensano di potersi integrare in un discorso, una discussione comune di questo genere, sono assolutamente invitate a partecipare, è per loro. Che poi è importantissimo sentire infatti le idee, il vissuto delle altre persone che come loro hanno vissuto infatti lo stesso tipo di una problema. Discussione, sì, proprio di stimolarla questa discussione. Ci saranno le associazioni che di donne operate al seno, per esempio, di donne che hanno avuto esperienze di questo tipo, proprio perché vogliamo invogliare la gente a parlare, a confrontarsi. Questo è un confronto importante, un confronto di come si costruisce la vita dopo un'esperienza che ormai è passata, e bisogna proprio parlarne, perché di questo le donne non parlano abbastanza. Un po', le donne, si sa, sono forti e lo tengono per sé, però poi la vita dopo può avere dei piccoli intoppi e bisogna imparare a difendersi, a riprendersela tutta. I mezzi ci sono, ma chiedetecelo e parliamo. Infatti, non bisogna aver paura di fare domande anche che possono sembrare banali, appunto, come quelle che diceva lei. Oppure anche un po' intime, ma tiratele fuori, il medico vi ascolterà. Sempre. Come quella semplice che lei ha detto, se è pericoloso fare dei massaggi, ad esempio, che mi sembra la cosa più banale, quale c'è una risposta, che soltanto voi specialisti potete dare. Infatti spesso rinunciano a tante cose senza sapere che potrebbero non rinunciarvi, quindi è importante che imparino a chiedere anche le cose stupide, che non sono mai stupide, per ricostruirsi, diciamo, una...
una prospettiva dopo un evento così importante, diciamo. Benissimo, allora io, dottoressa, sicuramente sarò lì venerdì, perché non posso perdere benissimo. Questo appuntamento, mi sembra di un'importanza unica. Grazie E io la ringrazio per tutto quello che lei sta facendo da parte di tutta la redazione della nostra radio. Grazie dell'ospitalità, grazie a voi. Grazie, ringraziamo la dottoressa Antonella Savarese, oncologa dell'Istituto Regina Elena di Roma.